Aiuto, oggi sei dovuta venire per forza. Ti sei impuntata dentro casa, te rendi conto? Ti sei impuntata, sei seduta davanti alla porta. Come ti prego, non mi lasciare a casa anche oggi. Poi anche oggi la porto sempre con me. Solo che ieri sera siamo andati a Milano per registrare un video di Giulia dentro una trattoria. Non l'ho portata, l'ho lasciata a casa e ho fatto un torto. Oggi si è messa seduta davanti alla porta e ha detto: non esiste che te ne vai senza di me. L'ho dovuta portare per questo episodio dei panini a Bergamo. Panini criminali Bergamo. Mannavano i panini, vabbè? Ci raggiunge anche un ospite qua davanti all'Accademia Carrara. Bella piazza. Ma lo sapete una cosa? Ve posso dire? Bergamo, secondo me, mio modesto parere, è una città troppo sottovalutata. Non se ne parla, nessuno sa realmente quanto è bella. È bellissima Bergamo Alta, è altrettanto bella Bergamo Bassa. È una città comunque grossa, però allo stesso tempo è misura d'uomo. Io e Giulia stiamo a girare a piedi. Funziona tutto, traffico giusto, non c'è il parcheggio. Per il centro, limitrofo al centro, non c'è parcheggio. Pure le strisce blu, tu le paghi. Però non è che tipo, vabbè, strisce blu pago, voglio sta 5 ore. No, dipende dalla zona. Un'ora, 2 ore, al massimo 3 ore. Poi te devi comunque levare pure dalle strisce blu. Quindi il parcheggio non c'è. Però per il resto, regà, a me sinceramente mi sta stupendo. È proprio bella. Parlando con un po' di gente del posto, l'unico problema è che tipo durante la settimana c'è poca movida e comunque anche il weekend i locali tendono a chiudere presto perché i residenti non vogliono casino, quindi anche i locali sono costretti a chiudere presto e diciamo a eliminare qualsiasi pretesto di gas e di rumore. Ma se c'è una certa che sei vecchio come me va pure bene, tanto è 11, stai a dormire, ma che ce frega. Lì c'è il forno Fassi, perché l'ho saltato? Inquadra un po'? Quello c'è un bel aspetto, è da fa. E vicino c'è pure il negozio dei formaggi. Vabbè, comunque su sta piazza, che non so che nome è, ma questa è via Cesare Battisti. Vabbè, al 2, ma in chiosco, regà, dove c'è sta pure il parchetto. Food Box Burger. Non ve sbagliate, lo trovate qua. Ma lei è il pugile? Bene, non un pugile, il pugile. Io c'ho Yuma che oggi non ci ha voluto rimanere a casa, quindi Giulietta mi sta a far favore di andare a prendere il panino. Io sto a fare panini criminali Bergamo, se il rapporto però è quello del Banana Food and Game di Roma. No, non puoi. Ma bisogna contestualizzare, quindi. Esatto, bisogna contestualizzare e riadattare la scala, ma dei tre nominativi che mi hai fatto c'è una chicchettina, uno che non conosco e una chicchettina che sì, secondo me... davvero? Sì, fa il suo, sai quelli che fa il suo in accezione proprio positiva e di più. Aiuto, però fai callo, stai appoggiata su Dario, appoggiata su me, ma poi ti facciamo caldo, ma il non lo vedi come stai, il contatto è una priorità sua. Se non ci tocca, poi vedi, entrambi, ci toccava poco e allora si è sistemata. 10 euro un panino e quindi comunque i prezzi sono in linea anche con i panini di Roma. Panino che Giulietta ci ha preso classico, un hamburger, il branzi che è il formaggio tipico, insomma qua, filante, la cipolla di Tropea. È un tributo a me la cipolla di Tropea. Il packaging... Okiro approved. Okiro approved. Guarda, è figo, è bello, è figo, il colore, sono belli gli hamburgerini da lato, è bella anche la box, hamburger artigianali, mo mio caro Food Box, tocca a vedere se sta hamburger artigianale è cotto bene. Il pane è bello, il pane mi piace, ok, i cereali, brunito, l'insalata guarda quanto è fresca, ma l'hamburger c'è? Salsa barbecue. Il formaggio bianco, l'hamburger c'è. Era spostato. Il pane passato sulla piastra, hamburger un po' piccolino, salsa anche sotto così non rimane vuoto. C'è molto pane, secondo me, poco hamburger. 120 grammi scarsi.
No. L'hamburger è cotto bene. È piccolo l'hamburger. Il Branzi secondo me dà una grandissima mano, perché è un formaggio che lo, cioè, lo senti, hanno messo una bella porzione di Branzi, poi naturalmente accostato con tutto quanto fa il suo, secondo me. Compensa un po' la mancanza della carne, se vogliamo essere magnanimi. È vediamo, buono. È buono. È un bel panino. Arriva proprio un bel odore di formaggio. È hamburger. È una buona carne. Pensate, come abbiamo visto, è fresca. Le salse non mancano, non rimane per niente asciutto. Buono. È cotto bene. Buono. Ed è buono. Questo è un panino da 8,5. Che però 8,5 food box non te lo posso dare perché mi ha messo una caccoletta d'hamburger. Metti invece un hamburger. Io stranamente, che sono uno che sul pane si accontenta, sai che a me invece non mi fa impazzire sto pane. È cotto bene tutto il resto, però secondo me è sproporzionato rispetto all'interno. Io sento troppo pane. Ma non perché il pane non sia buono. No, è che è sproporzionato rispetto all'interno. Sì. Cioè mi prendi un bun di diametro 11-12, un bel bun, invece metti dentro un hamburger piccoletto. Per sì, ok, il formaggio poi compensa, sì. Però. No. Per un panino del genere ci devi mettere dal quarter pound. In poi, come dimensione del coso, questo qua era 120 grammi, scarso. Ne devi mettere 150 almeno. Almeno. Però il panino è buono. Ottimo, sì. Cioè, appunto, sarebbe un panino da 8,5, ma questo dislivello pane e hamburger. 8. Per me 8 più, per te? Pure 8. 8? Pure 8, sì. 8? Che per un bel voto. Ma mica abbiamo detto che il panino è brutto. Mi sbaglio, 8 ci sta. 8 è un bel voto. Poi il canale è tuo e il voto lo scegli tu, 8 più va bene. Per me 8. Sbaglierò. È che c'è sta il formaggio, cioè invece del solito cheddar finto. No. Che usa nei sottilette di cheddar, capito? Non è cheddar. Ci mettono un bel formaggio. Concordo, capito? Però quindi 8, cioè, 8 più, capito? Con il pane che ti gratta qua perché è troppo. Io ti devo penalizzare. Vabbè, poi penalizzavo. Otto. Panina Bergamo. Food box. 8, però super pieno. Super pieno. Super pieno. Andiamo al secondo. Io, vieni qua. Forza. Oddio. Non sei voluta venire. Adesso. Dai, su. Avanti. Te muori da gallo. Dai, su. Forza. Sei voluta stare a casa? Ecco. Questo è. Qui siamo in via Papa Giovanni XXIII, che se non sbaglio è la via che collega la stazione che sta lì in fondo, che dicono essere pericolosissima. Io ci sono passato, sì, c'è sta un po' di gente un po' losca la sera, ma io ci dormirei. Le priorità variano di città in città, dipende a cosa sei abituato, capito? Per una calma e ridente cittadina come Bergamo, quello è pericoloso. È pericolosissima. Solo perché magari c'è qualcuno che imprega due parole nella sua lingua. Oddio. Io ci dormo la notte lì, senza problemi. Col portafoglio in col mano. Col portafoglio perché... in mano. Comunque, che collega appunto la stazione di Bergamo, peraltro bella, pulita, perfetta. Con le vetrate. Al centro. Sì. Quelle sono le due porte, quindi. Sì. E se sali ancora arrivi in città alta. E poi arrivi in città alta e quello già dopo le porte è centro pieno. Quindi la stazione a quanto dista al centro? 800 metri. 800 metri, sì. Pericolosissima. Sì. Però questa noto con dispiacere che è la via del laboratorissimo. Perché più giù lì c'è Burgers. Poi ci sta Alice Pizza. Billy Tacos, insomma ci stanno tutti i laboratori e ci dovrebbe essere invece questa perla bianca, questa che sarebbe Goss, che è quello là, Quality Burger, che sta appunto in via Papa Giovanni XXIII 56. O tu o Giulietta dovete entrare a pian panino. Vado io. Fate pari e dispari, vai tu. No, vado io, Giulietta l'ha fatta prima.
poi scosciata così, glielo fanno apposta buono il panino, capito? È vero, c'è il potere della turbo pregna, scherzi. E quindi lo fanno apposta buono il panino, invece vado io barbuto. Te lascio un ventino, basterà. Quality burger, oh. Mega troppo. Mica stiamo a Lugano. Voglio vedere come attraverso. Ma il potere del ditino come i pensionati, come lo vedi? Vedi, è la 16 che dà questi poteri. Blocchi, e vedi, ditino si ferma. Ma come ti senti a Bergamo a non attraversare sulle strisce? Cioè, io non ci riuscirei. Io appena arrivato qui mi ricordo che c'era il semaforo dei pedonale rosso e io giustamente, ragazzo del sud di paese, in bando ad ogni regola, tutti vedevo fermi, non passavo una macchina. Ho detto, camminato, a un certo punto sento gridare un vecchiato e fa teru! Io ho guardato, sì, ho detto, davvero così? Ma avevo ragione. Non sono sicuramente di Lugano, anche se non si direbbe. Quanto hai speso? 8 euro. Preso pure la coca. Preso la cochina e mi hanno offerto l'acqua. Mi hanno visto che stavo offertando. No, qua c'è totale 10. Quindi con la Coca-Cola euro... 2. Sì. E 8 euro il panino Peppo. Vabbè, sì. 8 euro il panino, ancora più basso di quello di prima. Per stare a Bergamo centro. E piccola parentesi. Qua ti fanno scegliere anche la grammatura. Ho preso una grammatura di carne media, ho preso la scottona da 200 grammi. Non era 80 grammi di... fratello. Quando io parlo di perle, parlo di perle. Ho preso sto Peppo che è abbastanza semplice e si ricollega un po' a quello di prima. Manca il branzi. Scottona da 200 grammi, peperoni caramellati, maionese, ketchup e il cheddar. E le cipolle, scusami. Allora, il pane è passato sulla piastra. Le salse ci stanno. E l'hamburger che infatti ha tutto un altro spessore. Però c'è la sottiletta cheddar. Non c'è il formaggio vero come in quell'altro. L'hamburger è bello grosso. E il pane sotto si è un po' ammollato. L'hamburger è leggermente rosa, ma è cotto. C'è una sapidità assoluta, forse data anche dal peperone. Com'è? Merita. Il pane si sfalda un po'. Punti a favore rispetto a quell'altro. L'hamburger. I peperoni, la sapidità totale del panino, la pienezza del panino. Punti a sfavore. Il pane era più buono quell'altro, il formaggio era più buono quell'altro. Che mi usi in formaggio vero? Allora, c'erano anche delle varietà con dei formaggi locali. Questo qua mi sono mantenuto su questo perché semplicemente era un più basic, in modo tale da capire proprio precisamente com'era anche la qualità della carne. La cosa che mi piace di Gosse è che ti fa scegliere la grammatura dell'hamburger. Cioè non ti affidi al caso, ma puoi scegliere lo stesso panino se con un hamburger da 200 o da 400, anche la tipologia di carne. Però il pane era più buono quell'altro, il formaggio era più buono dell'altro, qua è più buona la carne, sì. Tipologia, grammatura, tutto quello, sì, che ti pare. Però c'è sta. Cioè non si riesce mai a matchare tutto. Una panineria che matcha tutto. Però qua il prezzo è più buono, 8 euro. 8 euro con più panino. Sto in difficoltà col voto, perché appunto ha delle cose che l'altro non aveva, quell'altro ha delle cose che questo non ha. A me nel complesso mi è piaciuto più questo. Sì. E sicuramente valuterei se il più discorso della carne, sto mangiando hamburger, la carne è importante. Cioè, quello là era davvero troppo piccolo come hamburger. Il prezzo è minore, 8,5, io volevo da. Gosse 8,5. Dai, Gosse 8,5, bel panino. Mazza, Bergamo sotto questo punto di vista si sta difendendo bene. Lo vedi che Bergamo è sottovalutata? Mi togli un'altra curiosità, te ormai quant'è che vivi a Bergamo? Quanti anni sono? Quasi 9 anni. Quasi 9 anni. E ce n'hai 30. Yes, sir. Vivi qua da quando ne hai 21, quindi sì, anche in periodi di estrema giovinezza.
Yes. Mi spieghi perché tutti quanti dicono Bergamo è noioso e si lamentano di sto fatto, ma qual è il loro problema? Ma no, ma sono le chiacchiere da provinciali per eccellenza, no? Che non va bene mai il posto che vivi, di base. Io da uno che comunque, nonostante sia trasferito a 21 anni, mi sono trasferito con un vissuto abbastanza intenso alle mie spalle, perché ho vissuto a Roma, ho vissuto ovunque, a Napoli, quindi città. Io di base non ho notato nessuna grande differenza, perché il venerdì ti diverti, il sabato ti diverti, è normale. Non hai tutta la scelta di discoteche di Milano, ma pure sti cazzi, cioè, capito? Poi dei gusti, busto. Fermi tutti, che qua siamo dentro a un parco. Edonè? Sì. Il terzo posto che mi avete segnalato è Pony Burger, infatti by Edonè, via Agostino Gemelli 17. Dice che chiude alle 14, sono le 13.25, andiamo a vedere se ci danno un panino. Ragazzi, si è chiuso, solo che Pony Burger by Edonè, votato 4, votato pure molto su Google. Ecco, vedete, chiude tra poco, perché gli orari che ci sono scritti è 11.30-14 e poi 18.30-22, e così tutti i giorni. Allora, manifestazione all'aperto, tutto carino, comunque di giovani, probabilmente fatta da giovani, mi cadete su questa cosa? Assoluta mancanza di professionalità. Io me ce sono imbarcato perché vedo gli orari Google che voi siete aperti e invece siete chiusi. Voto Dario? Dos. 2. State bene così, non ci vengo manca la sera qua. Sta là. Riesce a zoomare? Per caso? Bottega dell'Hamburger, Piazza Risorgimento 13, Bergamo. No, presto hamburger. Vado no. Io. Vai tu? Vado in immersione, c'è ancora 10 euro. E beh, ma non te bastano magari. Lo vuoi sempre sul come te tema... Come hamburger, panino... No, hamburger. Dico, ma sempre sul tema semplice vuoi anche qualcosa di... Fai tu, basta che non mi pia quella di pistacchio o... La mortadella, no? Io te l'ho detto, stai a casa stamattina, fa callo. Non c'hai più l'età per andare in giro così, corca. Gli anziani alle ore più calde bere tanta acqua e rimanere in casa nelle ore più calde. No, che pure te, pochettino anzianotto, eh. 13 euro con la Coca-Cola. Con la Coca-Cola. Quindi però 11, però perché? Aspetta, no, in realtà abbiamo pagato solo il panino che si chiama Leggendario. La Coca-Cola l'ha regalata? La Coca-Cola me l'ha regalata perché da asporto le patatine lui le dà gratis, perché è cosciente del fatto che si rovinano. E dato che io le patatine non le ho prese, mi ha regalato la cosa. Cioè, non ci credo. Super, super nice e concreto. Cioè, bestiale. Siccome sa che da asporto sì, le patatine si rovinano, non, quindi non io da asporto le do, ma le do gratis. Sì. Cioè, livello vabbè, 110. 10. Cioè, solo per questo 110. Non lo apro il panino. Ho preso cioè, il leggendario. Se c'hai questa forma mentis, 10, non apro il panino. Grazie per vedere i miei video. Ciao. Ho preso un po' gagliardo questo, eh. Questo è bellino. Questo è bellino. E ti devo prendere, mi sono fatto dare il menù, anche perché va spiegato. T'ho preso l'elemento di tipicità, mi sono ispirato a Giulia. Leggendario ed è un hamburger di 300 grammi di carne scelta di 300? Manzo. Sì, formaggella bergamasca, insalata lardo e composta di cipolle. Lino, eh? Allora qua però ci abbiamo tutto, cioè nel senso ci abbiamo un hamburgerone da 300 grammi, un pane decente, il formaggio che non è cheddar o peggio ancora le sottilette di cheddar, ma il formaggio appunto bergamasco buono, le cipolle caramellate e il lardo. Salute. Guarda che hamburgerone bello. Questo è leggendario veramente. Nome Omen. Cotto bene. Buono. E questa sarà una piacevole scoperta pure per me, che non conoscevo sto posto, raga. Zero. Non condizionarmi con questi sguardi, fammelo assaggiare prima e poi guardami. Ma per esempio l'hamburger è tanto. E 13 euro sei super in linea. Poi ripeto, mi ha regalato la Coca-Cola, non avremmo pagato le cose, le... Questo contrasto lardo composta di cipolle però... Devono qua c'è un po' di più l'hamburger.
Anche se a me è rosato così non è che mi dispiace. È buono! Perfetto! Massaggio, assaggio volentieri. A un altro glielo butto. Ah? Un gran bel panino. Importante. Ad hamburger stanno forte. Pure hanno dato il braccio, no? Ma questa è la formaggella che sembra la piastra. L'uma no. Pure la cipolla. Il pezzo forte è la cipolla. Okay. Vabbè, tanto lei se sta a mangiare il panino da voto. Ma fa bene. Ragazzi, se quello di prima era 8 e mezzo. Qua stiamo sul 9, 9 più. Io addirittura stavo dicendo 9 e mezzo. Ma non esageriamo. Anzi, avrei dato 9 più, ma gli do 9 perché devono cuocere di più l'hamburger, secondo me. Leggermente di più. Però se tu dici 9 e mezzo, allora possiamo comunque attestarci sul 9 e più. Secondo me 9 e più ci sta, dai. Un signor panino da venire a mangiare. Porca a Bergamo. Miseria. Buono, buono, buono. Nuova scoperta anche per me, autoctono. Quella sta ancora a mangiare là dietro, guardala. Si sta a mangiare senza panino. Vergogna, guarda. Senza vergogna. Gode da lontano. Guarda. No, vabbè, ma è il cassonetto di dei rifiuti, eh? E poi non si direbbe, guarda. Così filiforme, educatina, e poi bam! Non affondo. Verme solitario. Perché poi, mo, oggi pomeriggio andiamo a Milano a registrare il video per lei. Quindi lei oggi rimagna. Senza dieta alcuna. Vabbè. Grazie, come al solito, per vedere i video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.